Al vostro osservatorio, negli ultimi tempi, c'è stato un aumento, una pressione di richiesta di permessi di residenza e di lavoro? Sì, e questo è dovuto principalmente alla situazione economica anche che regna negli altri paesi dell'Unione Europea, c'è questa crisi e quindi questa disoccupazione fa sì che gli stranieri cercano nuovi impieghi in tutta Europa, l'Europa che sta meglio e anche e soprattutto in Svizzera. È sicuramente un dato di fatto economico, c'è la Spagna, c'è il Portogallo e non bisogna dimenticare che gli accordi bilaterali sono degli accordi economici. Voi che spazio di manovra avete per, tra virgolette, regolamentare l'afflusso delle richieste di permessi? Rallentare l'afflusso, questo non è facile e legalmente non si può fare. Il nostro cantone di frontiera evidentemente è confrontato con una pressione elevata da parte della vicina penisola, da parte dei frontalieri che aumentano, ma non solo in Ticino, aumentano a Ginevra, che è il primo cantone con maggior numero di frontalieri, e poi arriva Basilea che è al terzo posto, il Ticino è in mezzo. Chiunque può ottenere un permesso di lavoro in Ticino. Le tipologie di permesso sono variegate. Per l'Unione Europea, per questi stati, l'accesso al mercato del lavoro è molto più semplice che per quelli per gli stati terzi, dove è richiesto un interesse economico per il cantone e anche una specializzazione, quindi personale altamente qualificato. È un fenomeno in crescita. Questo penso anche al fatto che il bacino di offerta, diciamo, di questo personale straniero è molto più ampio. Sicuramente con altre competenze rispetto a quello locale. Se si pensa solo sempre all'Italia, è chiaro che il datore di lavoro ha un ampio spazio per cercare personale con più competenze. Questo è veramente un fenomeno degli ultimi anni, nel terziario. Ultimamente l'Associazione dei Piastrellisti Ticinesi ha alzato la voce e una delle proposte è quella di togliere dal cantone quel sito che permette a chi volesse rimanere per un massimo di 90 giorni di farlo praticamente solo con una richiesta online. Allora, questo sito è stato introdotto dalla Confederazione per avere un controllo maggiore per queste notifiche che vengono, diciamo, registrate e controllate dal Dipartimento delle Finanze e dell'Economia per poter fare appunto sul territorio subito dei controlli. Quindi il Canton Ticino da solo non può oscurare o impedire questa procedura di annuncio praticamente. Berna ha avuto il coraggio di introdurre il contingentamento per i lavoratori provenienti dall'Unione Europea, una scelta forte, questa scelta in linea generale, che tipo di ripercussioni potrebbe avere sul Canton Ticino, tenuto conto che, concerne anche Italia, Germania, Francia e Austria? Questo forse è un po' presto per dirlo, bisogna vedere anche come reagisce l'economia, come reagiscono le ditte, se le ditte decidono comunque di adeguarsi facilmente. Non bisogna dimenticare che la misura è solo per un anno, quindi è un effetto limitato. Fare delle prognosi, una prognosi è un po' difficile in questo momento, perché poi dipende da che settori che saranno più colpiti, chi ne beneficerà di più e chi ne beneficerà di meno, evidentemente. A livello popolare c'è spesso un astio, soprattutto perché si dice si toglie lavoro alle persone locali, ma se arrivano persone, padroncini che possono rimanere fino a un massimo di 90 giorni, c'è qualcuno che li chiama per lavorare da noi. Al momento che dobbiamo fare dei lavori, abbiamo delle spese, che magari il primo riflesso è quello di vedere se si può spendere un po' meno e come fare, sentendo magari un conoscente, un amico, eccetera. Quindi tutti noi dovremmo dare il buon esempio. La pratica però dimostra che non è sempre così. L'economia è cambiata, la globalizzazione la fa sempre più da padrone e quindi la Svizzera deve affrontare nuove sfide.